Bentornati in un nuovo episodio del Battledex, la serie in cui parliamo di tutti i Pokémon utilizzabili, diciamo, in overused, parlando oggi di Serperior. Ma prima di iniziare vi ricordiamo che in basso a destra c'è il logo del Battledex, il Pokédex. Cliccandoci sopra avete accesso alla playlist con tutte le analisi fatte finora. Comunque oggi, come ho detto, parliamo di Serperior. Perché utilizzare Serperior? Semplicemente perché le sue statistiche lo rendono molto veloce, a 113 base, quindi riesce a superare in velocità tutti quei 110 base che girano moltissimo in questo metagame, come Mega Gallade e via dicendo. E perché ha l'abilità Contrary, che diciamo equilibra il bassissimo attacco speciale, che è 75 base. Contrary infatti, al posto di diminuire le statistiche di Serperior, le aumenta, al posto di aumentarle le diminuisce. Il che vuol dire, se vi beccate un Intimidate vi aumenta l'attacco, se entrate sulla Stick Web vi aumenta la velocità, se utilizzate il Leaf Storm vi aumenta l'attacco di due livelli, e su questo si basa Serperior. Ignorantemente usare Leaf Storm, raddoppiarsi l'attacco, aumentarlo di nuovo, e dopo una Leaf Storm arriva a 500 di attacco speciale. Quindi diciamo non è più tanto basso, cari miei, non è più tanto basso. Come funziona Serperior? Ci sono due set utilizzabili con Contrary, e se non lo utilizzate con Contrary, se avete voglia di fare un dual screener, siete un po' scemi, perché ci sono molti Pokémon migliori per mettere gli schermi e Serperior si utilizza solo con Contrary. La prima versione è quella con la Sorbisfera. E se hai la Sorbisfera, tu vuoi fare un Leaf Storm potente, vuoi avere Draco Pulsar e vuoi avere Intro Forza Terra. Spieghiamo intanto perché la Sorbisfera, per ottenere dei One Hit KO che non potresti avere altrimenti, come per esempio su Latios. Dragon Pulse senza Sorbisfera dopo il più 2 di Leaf Storm non butterebbe giù Latios, quindi vi serve. E non avreste la possibilità di buttare giù Heatran con Intro Forza Terra dopo una Leaf Storm. Non avete la possibilità al 100%, però ce ne avete comunque una, che arriva al 100% se l'avversario entra in campo sulle Steltrock. Quindi, Eves è velocità massimizzata, attacco speciale massimizzato e un sostituto nel caso di necessità. Nel caso sappiate che l'avversario vuole switchare, magari vi evitate di prendervi un Tuononda da un Pokémon che rincassa il colpo, come, non lo so, un Porygon 2 che si incappa un Leaf Storm e vuole farvi un Tuononda. Voi mettete il sostituto e poi attaccate tranquillamente. E comunque è questo, sparate Leaf Storm, ha un movable offensivo davvero limitato, potete sostituire solo Intro Forza Terra con Intro Forza Fuoco e basta, proprio basta. Non potete fare altro in questo set, potete levare sostituto e mettere Giga Assorbimento, ma non mi ispira tanto come mossa, diciamo, perché comunque è fragile, non vale la pena utilizzare Giga Assorbimento. E comunque Intro Forza Fuoco vi rende inermi contro gli Heatran, così come Intro Forza Terra vi rende inermi contro i Ferrothorn e un po' contro anche gli Scizor, quindi decidete quale temete di più e agite di conseguenza. Comunque, secondo set con Assault Vest, corpetto d'assalto, le Eves sono sempre le stesse, però al posto di Assorbisfera si mette l'Assault Vest e si mette Giga Assorbimento per recuperare un po' di vita. Piccolo accenno su questo set: è un set più resistente, ma non è migliore dell'altro, anzi io lo sconsiglio e consiglio quello con la Sorbisfera, perché questo non vi permette di buttare giù Latios, anche se vi permette di incassare più o meno i colpi. Potete mettere dentro Forza Terra, ma più o meno Serperior è questo, non c'è nient'altro da dire, non c'è nulla da dire. 4 minuti durerà questo episodio del Battledex, perché è davvero povero di moveset, però lo facciamo comunque. La sua Alto Vestine permette di avere una resistenza più alta, di avere più attacco speciale, e con il Leaf Storm sì, come l'altro set. Non avere il boost, quindi Eatran mi frega la grande. Meglio mettere dentro Forza Terra, però io comunque vi ho messo dentro Forza Fuoco per vedere che si può utilizzare. E anche se più resistente, comunque, senza la coverage, determinati Pokémon vi faranno il culo a prescindere. Anche in questo metagame in cui girano un bel po' di Scarfed, quindi è abbastanza fragile per essere considerato una vera e propria threat, anche se dovete tenerlo in considerazione quando buildate, perché se non portate nessuno per contrastare Serperior, distrugge i team, ed è questo che fa. Elimina i suoi counter tramite un supporto in team abbastanza pesante, magari si utilizza in un Hyper Offensive o in un Balanced con dei Trapper e una Core di Voltorn per beccare le vulnerabilità, come per esempio se c'è l'Heatran, se c'è il Ferrothorn, magari lo trappate Ferrothorn con Godital, Heatran lo trappate con Dugtrio, cose del genere. E quindi questo è tutto per l'analisi di oggi. Spero vi sia piaciuta, lasciate un mi piace, ditemi quale volete sia il prossimo Pokémon che venga analizzato, e ditemi nei commenti se ho tralasciato qualche variante particolare che magari vi viene in mente a voi, ovviamente variante con Contrary, perché senza Contrary Serperior a statistiche così basse che non vale la pena esistere in overused. Comunque questo è tutto, vi ringrazio per la visione, continuate a dare un tocco di Mr. Battling, vi do appuntamento ad un prossimo video.